Ciao ragazzi, sono Tyler e sono tornato con un nuovo episodio di Rimorchiare con frasi rap, tornando ad approcciare le ragazze con i versi delle nostre canzoni rap preferiti, o meglio le mie. Però per questo video sono stato gentile e ho deciso di utilizzare le frasi che mi avete suggerito su Facebook. Non sarà facile usare più o meno sempre frasi che mi avete scritto nei commenti, ma faremo il possibile. E a differenza dello scorso episodio dove abbiamo provato ad instaurare una lunga conversazione con ogni ragazza, oggi proverò a pescare qualche approccio diverso sull'OV, così per avere a disposizione più ragazze con cui provarci ed ottenere più reazioni differenti. A fine video non andate via, perché metterò una chat bonus su Blastim, ovvero sceglierò una tra le chat che faremo oggi e la continuerò su WhatsApp, sempre con frasi rap, per vedere fino dove riuscirò ad arrivare solo scrivendo messaggi rap. Quindi il link della chat bonus ve la metto in descrizione, telefono in mano e partiamo. Considerando che sono appena tornato dalle vacanze, non ho molto seguito il mio profilo social in questi ultimi giorni, però adesso ho notato che mi avete suggerito tante frasi molto cattive. Ad esempio c'è questa di Nitro in Vaffanculo Scemo di Fabri Fibra, che secondo me è impossibile da utilizzare. Non vedo come una ragazza possa essere rimorchiata con questa frase, però proviamoci. Non voglio una ragazza che mi faccia dei problemi, ma che mi si sieda in faccia, che mi segui con i piedi. So già che andrà malissimo. Non possiamo presentarci alle ragazze così, raga. Ma quando vi chiedo le frasi per rimorchiare, perché mi date queste cose che sono figure di merda gratuite? E non dimentichiamo che solo V uso il mio profilo, ragazzi. Sono io che rimorchio, quindi sono io che ci metto la faccia per fare una figura di merda. E abbiamo appena cominciato. Ah, sbagli persona. Direi che la prima non è andata. Riproviamo. Non voglio una ragazza che mi faccia dei problemi, ma che mi si sieda in faccia, che mi segui con i piedi. Sta digitando? Se vuoi mi siedo in faccia con la macchina. È pur sempre un inizio. Ragazzi, questa frase è un suicidio. Perché me la state facendo fare? E perché ha così tanti like? Non è possibile farla. Io non voglio una ragazza che mi faccia dei problemi, ma che mi si sieda in faccia, che mi segui con i piedi. Vaffanculo, scemo! Attenzione, questa ragazzetta furba ha capito la citazione e al posto che bloccarmi, grazie a Dio, mi ha risposto vaffanculo scemo, che è il titolo della canzone che stiamo cantando da mezz'ora. Sono commosso. Aspetta un momento, ma visto che ci siamo, visto che questa ragazza ha capito la citazione, io non voglio una ragazza che mi rappa in bikini, la mia donna più che rap deve farmi bocchini. Ragazzi, questa è una punchline totale. È un po' che non ne facevamo di simili, ve la spiego perché. Perché lei ha capito la citazione della mia canzone rap, ma appunto per questo che fa la saccente, noi la chiudiamo subito con una citazione di rimando. La mia donna più che rap deve fare Touché, sta lo scherzo, l'ha presa bene. Proviamo a inserire una frase romantica magari, piuttosto che insistere con la violenza e l'arroganza. Oh, questa molto carina, sempre di Nitro, un po' forse sdolcinata, però tanto vale. Voglio fare un giro in mezzo alle tue labbra, come sopra una spiaggia, la tua lingua mi bagna. Molto dolce questa Pleasantville di Nitro. La miglior chat mai fatta su questo sito. Avete visto, ragazzi, io e voi insieme come funzionano bene? Se dopo ti chiedo di fare un giro, è inutile che dici di no. Baby, t'ho vista, sei una tentazione. Va bene col pollice alto, e come si dice in questi casi? Questa tipa ci sta. Sta. Cambiamo rap. Allora, c'è questa ragazza che io stavo apposta cercando, una ragazza del genere, perché ha una foto dove è tipo inginocchiata, no? È tipo messa così, facciamo la fisionomia, tipo, avete presente le ragazze carine che si mettono così, no? C'è una foto che è messa così e un'altra che è seduta tipo così. E quindi sapete che cosa dico? Ginocchio da una vita, ma adesso sta un po' seduta. Il diavolo dentro e spesso vuole essere posseduta. Questa era Black Widow di Salmo. Adesso ditemi come meglio poteva essere messa, perché buttata lì a cazzo una frase del genere non vuol dire niente. Ma io ho cercato apposta la tipa con le pose giuste. E cosa vorresti dire? Uffa, non ho apprezzato il mio impegno. Allora, vaffanculo, usiamo questa frasetta che mi ha suggerito un tipo a caso. Non so, ho preso tanti likes, ma vabbè. Basta che non siate brutte, voglio solo avventure, le voglio più.
questa è molto diretta, questa è proprio senza freni. Sì, vabbè, apprezzo la sincerità, ma non sono il tipo. XD, la sincerità. Sincerità. E il fatto che non ci abbia bloccato comunque è un punto a favore. Quindi userei una frasetta carina per invitarla fuori. Che fai stasera? Passi per un po'. Come non detto, raga, so che non ci ha risposto male alla nostra frase ignorante, però c'è da dire che è un botto di tempo che ha visualizzato e non ha risposto più. Blocchi cellulare così non mi senti, ma tanto lo so che mi pezzo, no. Molto melodrammatica questa conversazione. Ma che vuoi? Non so nemmeno chi sei. No, niente, questa non mi caga. Raga, voi non avete idea di quante figure di merda sto facendo per questo video. Perché un conto è quando usavo un profilo fake, facevo finta di chiamarmi Paolo, Niro, James. Ma in questo momento sono io con la mia faccia sullo V e veramente sto raccogliendo figure di merda a non finire. Ma non mi arrendo. Oh, guardate questa, molto wow, molto wow. Credo che faccia la fashion blogger perché ha il profilo intasato di foto. No, raga, vi giuro, avrà tipo 100 selfie, 100. Ed è proprio la ragazza che stavo cercando perché avevo letto un commentino. Fatemi le selfie da trendy girl, così prendi più uccelli che in Angry Birds. Culo la fama, tu passi il giorno là. Ma perché, ragazzi, vi ostinate a darmi queste frasi che non possono funzionare? Abbiamo sbagliato il concetto del video stesso. Chi te se in cura, guardate. Ma è ovvio, ragazzi, che rispondono così se mi date le frasi bastarde. Non vi faccio più scegliere le frasi perché, madonna, questa ragazza era anche carina. Ma se noi andiamo a dirle queste cose, come possiamo sperare di rimorchiare? Vabbè, a sto punto, già che l'avete dissata voi, la disso un po' anch'io e diciamo: la mia è una foto di gruppo, la tua è un selfie. Ma che vuoi? Guarda come vai in giro. Raga, qua sono imbarazzato perché stiamo praticamente flammando con questa ragazza. Ho una camicia guaiana che mi precede prima della fama, finché morte ci separa, sposami puttana. Attenzione! Ma stai scrivendo frasi macete? Abbiamo una sveglia, una campanella. Incredibile, qualcuno se ne è accorto, non sono solo in questo sito. E qua si risponde con classe. Mai sentito parlare del crew, mamma macete. Taglia le teste tipo Mujai di Narco, sul beat siamo kick su beat. Sì, non avevo capito inizialmente, il mio preferito è Jamie Tides. Ragazzi, che cosa ho appena letto? Ma lo sanno tutti che Jamie Tides non è in macete. Ma chi è che si è inventato sta stronzata? Perché sto chattando con queste persone? Eri tu che ce l'avevi con me. Lo so che dovrei parlare solo con le frasi rap che mi avete suggerito, ma su questo non lo permetto, non posso perdonarlo. Jamie Tides non è in macete. Sì che lo è. Cerca King Supreme su YouTube. No, vabbè, raga. Raga, sono triggeratissimo. Però magari, siccome finge di sapere le cose, fa finta di esistere, magari è interessata a noi, no? Magari nasconde l'interesse. Quindi solo per questo motivo procedo alla chat. C'è una frase che ho usato anche nello scorso video che avete scritto in milioni nei commenti. È una delle frasi preferite dalle ragazze, perché ho visto che molte ragazze sul mio Facebook mettono questa frase nella descrizione delle loro foto e mi fanno molto mi fanno accendere de passion caliente. La frase è: vuoi farti un giro dentro la mia vita, bruciarti le dita, io che voglio fare un giro sul tuo giro vita. Una bella frase di Salmo dal tramonto all'alba. Ma tu sei quello che fa video su YouTube? Yep, that's me. E indovina, hai appena rovinato una scena intera. Però dai, questa qua mi ha fatto ridere, comunque è un po' stupida. La metto, dai. Ora dico nasci pure se non dico nostro. Ma stai facendo un video? Giustamente si è fatta la domanda. Sì, ciao cara, mi hai sgamato. Però spero tu possa perdonarmi nel caso tu stia guardando questo video. Mi hanno obbligato i miei iscritti. Sono loro che mi obbligano, lo faccio per voi. In questa chat ci mettiamo un po' di dolcezza. Un'altra frase molto suggerita. Se
voglio te non va bene un doppione, perché voglio loro non voglio l'ottone. Bella frasetta, molto dolce, dedicata alle vostre ragazze. Sorrisone, piacere Silvia. Not bad, not bad, le frasi carine. Ti piace Mad Men? Anche questa ragazza piace Mad Men, quindi... Questa tipa sembra quella giusta. Canzone preferita? E qua scatta l'ignoranza in caps lock. Fuck girls. Spuggiano fuori tutto il tuo orgoglio, con la tua vita sotto controllo. Ah, ok, non la conosco. Queste fan commerciali. Comunque è meglio che non la conosca, La mia è Blue Sky. Wow, molto ricercata. Una canzone tipo molto underground. Non l'avrei mai detto, non me l'aspettavo. Allora, visto che insiste con Blue Sky. Tu che sei come ti ho sempre sognata, a volte penso che ti ho disegnata. Beh, non esageriamo ora. Tipico. E quindi mi ha un po' frenzonato, perché insomma non esageriamo, come se stessi dicendo chissà che. E quante volte ho detto sono pazzo di te, e sai cosa ha risposto? Ma che cazzo me ne, quindi cazzo anche a me, me. Ma che cazzo me ne. Quindi ti arrendi subito. Loro picchiano alle gambe ma io reggo l'urto. Il titolo è Non se ne parla, già che ci sono ce lo scrivo, perché comunque c'entra con la risposta. Ma scrivi solo con canzoni? Purtroppo, se stai vedendo questo video, sono obbligato. E quindi sì, scrivo solo con canzoni, non è che sono canzoni. Io faccio rapper, non scrivo canzonette. Ok, dicevo solo che potevi smettere di scrivere in rima. Se potessi, cara mia, l'avrei già fatto, ma sono obbligato per lo speciale 500.000 figure di merda. Dai, non capisci, voglio solamente darti una botta. Voglio darti una botta, darti una botta, darti una botta, una botta, una botta, una botta. Comunque, se la smetti di scrivere rime, vediamo che si può fare. Sapete che vi dico? Questa tipa ci sta! Questa tipa ci sta! Yes! Ok, nonostante tutto, anche oggi siamo riusciti a rimorchiare una ragazza almeno, fatta bene, le altre più o meno. Ho trovato anche però una ragazza che, a parte che è una un po' di figa, un po' di figa, nel profilo è piena di frasi di rap. Addirittura nel profilo indica specificamente che ama l'hip hop, che cerca ragazzi che ascoltino rap, hip hop, bla bla bla. Quindi direi che è il nostro momento. Quindi con questa faccia da spacquare. Non avete idea di quanto volevo usare questa frase troppo figa, troppo Fabri, fibra, stronza grida. Se è davvero una che si intende di rap, capirà la citazione e apprezzerà. Altrimenti è un fake. Vabbè, chiudiamo il video così, con poi la bonus chat che adesso andremo a fare. Wow, complimenti! Finalmente qualcuno che ne sa qualcosa di rap e non fa finta. Perché probabilmente, ragazzi, una fregna così, appena scrive mi piacciono i ragazzi rap, hip hop, tutti quanti vanno lì a dire yo, anch'io sono rapper, scopricciamo, spaziamo. Invece noi siamo arrivati carichi con la citazione giusta. Come potete fermarci? Ci sai fare, modestamente, facciamo questo da 3 ore. Non fa niente se perspicace, niente tette, niente mi piace. Senza finto bon ton, fra, senza finto bon ton, fra. Se la ride di gustissimo, tantissimi ha. Senza peli sulla lingua, e giustamente il mondo del rap è così, no? Senza peli sulla lingua. E io direi che, per concludere, era un po' di tempo che non lo facevamo, ma glielo chiediamo, ovviamente con le frasi rap. Parliamo da mezz'ora, si va bene, escile. Roscia bionda mora, si va bene, escile. Dici che non sei suora, si va bene, escile. No, escile, sì, escile. E niente, siamo qui che aspettiamo l'eventuale risposta. Di solito siamo abituati, quando aspettiamo tipo questi 10 minuti e lei non risponde più niente, vuol dire che si sta preparando, magari sta combinando qualcosa. Quindi questa è l'attesa che è un po' di tempo che non assaporavamo. Strikes! E tutto
tutto, mi sento improvvisamente ricco di energia, chissà perché. Il video di oggi termina qui, ma non il prank in sé, visto che molti di voi mi chiedono di continuare le chat. Lo facciamo con una bonus che vi lascio sul mio canale di Blasteam, link in descrizione. E niente ragazzi, ci spostiamo su Blasteam per la clip bonus, sempre con Frasi Rap. E quindi andiamo a vedere che cosa succede. Andiamo, eh? Su, oh, ti muovi? Dai raga, faccio tardi, muoviamoci, andiamo lì, c'è la clip, dura boh 5 minuti, 10 minuti massimo, è divertente, vediamo se rimorchio, se non rimorchio, se è un maschio, una femmina o magari un ciccione che vuole stuprarmi. Andiamo lì, andiamo su Blasteam, facciamo le nostre cose, poi andiamo a farci la merenda, andiamo in piscina, ok? Quindi muoviti a cliccare, cazzo, sto aspettando te, madonna, andiamo di là o no, ciao!